Nel 1986 iniziai l'attuale sistemazione della casa. Il primo intervento fu quello di valorizzare il lavoro di mio padre, mettendo in risalto il sistema costruttivo della volta a stella della sala principale, stonacandola. La bellezza della volta stonacata fu la molla che mi portò a pensare e realizzare un mobilio in muratura e i primi ornamenti a rilievo in tufo e in pietra leccese, come la porta d'ingresso alla stanza da letto, suddivisa in 10 grandi riquadri quadrati delimitati da semplici cornici con ornamentazione geometrico-floreale. Il bifacciale rosone, invece, realizzato anni dopo, posto sulla parete divisoria con la luminosa cucina, è ornato con una purissima composizione di filamenti lineari in pietra e da una cornice in tufo con elementi coerenti all'ornamentazione centrale. Nacquero poi, per l'arredamento del soggiorno, il grande tavolo, decorato sia la base che la lastra della mensa, con schematizzati elementi floreali, 1990-1991. Il tavolino da tè, dove, libero da ogni condizionamento, ho realizzato, credo, una delle più pure e belle composizioni del momento, 1991. La poltrona, altrettanto eccellente dal punto di vista formale e decorativa, è ornata in tutte le sue facce con delle marine, realizzate con fasce ad andamento spezzato, tutti in pietra leccese e tutti facilmente amovibili. Sempre nel 1986 realizzai 5 grandi pannelli in ceramica ingobbiata. Il più grande impegnativo fa bella mostra di sé sopra la testata del letto. Sono rappresentati a bassissimo rilievo una concatenazione di alberi ad andamento curvilineo. Un altro è presente nell'annesso bagno, una composizione di uccelli che impegna in larghezza tutta una parete laterale. Il terzo, una composizione di vasi su una parete del corridoio d'ingresso. La tematica dei cavalli e la composizione, invece, fanno bella presentazione nelle prime due rampe di scale. Nella stanza da letto pensai opportuno abbassare l'originario soffitto, alto, piatto, con delle travature di legno disposte a mo' di cassettoni e con decoro centrale floreale in cotto. A fronte del letto un armadio sempre in muratura, con ante sempre in pietra leccese, decorate con alberi fortemente schematizzati ad andamento rettilineo, realizzati nel 1992.
mentre sulla parete sinistra giganteggia un grande crocifisso a tutto tondo, in ceramica maiolicata, una delle opere più significative del 1972. Sulla parete opposta trovano posto, tra l'altro, due maternità del 1997 e un incontro del 1998 in basso rilievo. Sul mio comodino, un Ecce Homo a tutto tondo in ceramica del 1963 che, insieme a quello in alto rilievo posto nel corridoio del 1964, fissano quella che sarà la mia concezione sul tema degli anni futuri, una interpretazione umana divina di nostro Signore Gesù Cristo. Altro elemento degno di nota, la porta d'accesso al bagno, anch'essa in pietra con cornice in tufo. È spartita in 12 riquadri ornati alternativamente da insetti e da farfalle. Fu realizzata nel 1988. Sulle pareti del soggiorno una serie importante di pannelli ingobbiati dei primi anni 70. Raffigurano nature morte, fiori, un gallo, un incontro, una famiglia, importanti sia come realizzazione tecnico-artistica, sia perché rivelano, se letti con una certa attenzione, chiaramente quello che sarà il mio stile negli anni futuri, come dire, molto semplicemente, la scomposizione e ricomposizione della realtà attraverso fasce, naturalmente secondo il mio modo di vedere, di sentire e di intendere. Il concetto mi offre la libertà assoluta di interpretazione, cosa questa molto bella ed eccitante perché, forse, sarà solo un'illusione, ma ti lascia vivere momenti di assoluta creatività artistica.